Buonasera a tutti, buonasera, siamo live. Una nuova puntata di Taglionetto. Oggi parliamo dell'inventario. La settimana scorsa abbiamo parlato del magazzino, ci allacceremo oggi all'inventario, essendo uno strumento proprio della gestione di magazzini. Bene, aspettiamo un po' che arrivano un po' di persone. Intanto facciamo entrare, come al solito, le signore prima. Buongiorno a tutti, buonasera, anzi. Buonasera Alessia, Claudia non c'è e abbiamo Esatto. Antonio. Ciao, buon pomeriggio, buonasera. Benvenuto anche a te, Antonio, benvenuto. Allora, Grazie. come dicevo, oggi parleremo dell'inventario, dell'importanza dell'inventario. Diciamo, la volta scorsa abbiamo parlato del magazzino, l'inventario è uno strumento di gestione dei magazzini, quindi parleremo di quanto è importante fare l'inventario, di come farlo, quali sono gli obiettivi, perché farlo, chi farlo. Parlerei un po' di tutto, no? Chi deve, chi cosa, quando, come, perché. Insomma. Ecco qui, aspettiamo un po' di persone. Come al solito abbiamo preparato qualche slide e vedremo anche lo strumento Food Costing Cloud, come funziona a livello di gestione inventariale. Ok, bene, volete aggiungere qualcosa? Antonio, Alessia, volete anticipare, aggiungere? Sì, sembra che parliamo sempre solo di magazzino, ma come abbiamo detto l'altra volta, è parte fondamentale di un ristorante, quindi è bene approfondire ogni suo aspetto, ogni sua pratica e anche la possibilità di farlo al meglio. Non so se siete d'accordo. Sì, beh, è un settore talmente importante anche perché il magazzino barra poi inventario, quello strumento di magazzino è l'elemento chiave, no? Perché poi parliamo di magazzino, in realtà noi può sembrare un elemento fisico, in realtà può essere anche un elemento solo virtuale, no? Il transito delle merci, essendo che in questo posto transita almeno un quarto solitamente di quello che sono i costi della nostra azienda, se non un terzo a volte. Abbiamo detto anche l'altra volta, qualcuno esagera, ecco, con questi costi e se non controlla bene, quindi ha anche a volte spesso un terzo di quei costi. Quindi parliamone tutto il tempo che possiamo, perché gestirlo bene significa avere il controllo dei propri capitali, avere il controllo assolutamente della gestione della propria azienda. Perché poi leghiamolo alla produzione, no? Perché poi io produco, vendo e quindi passa un po' tutto da lì. Diciamo che siamo legati ancora ad una vecchia concezione di fare l'inventario a fine anno per motivi fiscali e lo si dà al commercialista, magari pure in maniera forfettaria, saltando qualche cosa, insomma, non è un problema. La mezza bottiglia, il quarto di bottiglia non viene conteggiato, il sacco di pasta aperto rimane là e mettiamo solo quelli interi e non si dà valore allo strumento. Per fare in modo che ti aiuti ad aumentare i profitti, insomma, a risparmiare denaro e ad aiutarti a rendere rentabile il tuo business. Sono elementi differenti tra il magazzino, diciamo, operativo, l'inventario di magazzino operativo e l'inventario di fine anno che, diciamo, porta dentro un po' tutto. In Italia si usa per aggiustare una serie di cose, no? L'aggiustamento del documento finale, ma in realtà non aggiusto poi i fatti, quindi noi cerchiamo di aggiustare prima i fatti con la gestione e con l'applicazione del modello inventariale nelle nostre aziende. E vedi che poi a fine anno non devi inventarti le cose, no? Nel senso come si fa, perché poi te lo fai con la cassa, te lo fai col magazzino vini, lo fai col magazzino alcolici, cioè lo fai con gli asset dell'azienda in generale, però non è così che si deve lavorare più, non è più possibile, perché chi ha fatto questo tutto il tempo prima del 2020, poi oggi nel 2020, insomma, qualche bastonata l'ha presa. Allora, io direi di iniziare a vedere
qualche slide. E così che possiamo iniziare a parlarne. Allora, sì. E come al solito iniziamo da una frase, questa di un anonimo. Quindi la precisione è ciò che distingue il professionista dal dilettante. Non so se siete d'accordo. Io assolutamente sì, cioè, anzi l'ho scelta appunto per questo. Bisogna essere d'accordissimo, insomma, bisogna il dilettante deve diventare professionista, insomma, bisogna dare pure i giusti insegnamenti, è quello che contraddistingue le due persone. Insomma, ci deve essere anche la voglia del dilettante di emergere, no? Diventare un professionista. Quindi poi ci sono i pilastri del professionista che conosciamo, sono la puntualità, la stabilità, la precisione, insomma tutto quello che recitano queste regole imprescindibili del professionista. Quindi i giusti insegnamenti devono venire da professionisti validi. Questo è anche, diciamo, l'altro lato della cosa. Allacciandoci al fatto dell'inventario, insomma, come diciamo sempre, chi lo fa? Alessia suggeriva questo prima, giusto Alessia? L'inventario chi lo deve fare? Lo deve fare la persona che si occupa della gestione, cioè il management. Oh. Lo chef oggigiorno è visto come, non è visto più come quello che cucina, ma è visto come un manager a tutti gli effetti. Quindi per quanto riguarda la cucina, per quanto riguarda poi la gestione del punto vendita del ristorante, ci sarà il direttore o il maître, adesso insomma se andiamo a vedere le varie figure, insomma l'inventario deve essere redatto da questi professionisti che si occupano della gestione del restaurant business. Ma questo è quello che diciamo. Alessia, tu cosa pensi di questa slide, di questa massima? Io aggiungerei solo una cosa, la parola precisione è un po' quello che dicevi tu, no? Il fatto di mentire un po' a fine anno, più che altro il mentire a se stessi. Quando uno non è preciso è perché un po' mente a se stesso e dice ma sì, vabbè, ma invece... Quello che mi ripetono spesso è che la precisione è molto importante, ma più che altro per te stesso e per quello che stai facendo. Se stai facendo una cosa, la stai facendo bene, a tutto tondo, devi essere anche preciso. Quindi è importante, in tutte le cose che tu fai nella vita, è importante metterci la precisione, soprattutto perché quella cosa la ami. Quindi aggiungo, anche se non la ami, esatto. Quello che bisogna chiarire è che l'attività di ristorazione è un'azienda a tutti gli effetti. Quindi, perché l'industria o la media azienda fa l'inventario periodico, traccia quello che vende e traccia le differenze tra il venduto e quello che resta, e perché non deve fare la stessa cosa un'attività di ristorazione? Solo perché c'è l'abitudine di comprare oggi, andare a cucinare lì in quel momento e vendere in quel momento. È il modello familiare di gestione. Ok, i piccolissimi possono continuare in questo modo, ma chi già ha un fatturato medio, un fatturato interessante e che già movimenta un certo tipo di merci e che ha un certo numero di addetti al lavoro, il magazzino / inventario sono due attività che necessariamente devi mantenere sotto controllo. Sì. Perché grossa parte delle tue spese variabili, dei tuoi costi variabili della tua azienda, e laddove hai un costo variabile che puoi modificare, puoi gestire, puoi controllare, puoi ridurre, l'abbiamo visto l'altra volta, laddove io posso ridurre quella variabilità di costo grazie a una gestione attenta e precisa, e qua ritorna il termine di precisione, lì allora posso aumentare l'utile o comunque il profitto che la mia azienda deve portare, ma non per essere penali, non perché devo necessariamente fare più profitto, ma perché fare più perdite del necessario? Questo non capisco, non voglio fare più profitto, ma più perdite del necessario perché le devo fare? Ok, più
più costi del necessario. Anzi, perdite no, non, perdite non le dobbiamo fare. I costi, perché dovrà avere più costi del necessario? Se per gestire questa azienda, per gestire quel piatto, per produrre quel, per fare quella produzione ho bisogno di X percentuale di, perché mi deve costare di più? E questo è il senso, ecco la precisione dove la dobbiamo andare a inserire. Spero che, insomma, siate d'accordo con me. Certo. Sì. E vado avanti. Quindi, perché farlo, quindi, l'inventario? A parte tutto quello che abbiamo detto, c'è una serie di altri motivi. E quindi fare bene l'inventario significa massimizzare i profitti e minimizzare i costi di stoccaggio e di produzione, senza però influire sui livelli di servizio, quindi sulla qualità e sulla soddisfazione del cliente. Quindi l'inventario, cioè creare un processo tra il magazzino e l'inventario, fa sì che io possa mantenere in equilibrio quello che è, diciamo, la differenza fra i costi e le vendite, e facendo quello io do soddisfazione alla mia azienda, quindi miglioro e massimizzo i profitti, minimizzo i costi e quindi mantengo sana la mia azienda. Laddove mantengo, ecco, prima Antonio parlava di ecologia, questa è l'ecologia aziendale, secondo me, per massimizzare i profitti e minimizzare i costi è la fase ecologica dell'azienda, non può essere diversamente, no? Che ne pensi, Antonio? Sì, il paradigma ecologico, insomma, va rispettato nella misura in cui un'azienda si pone di farlo. Insomma, un'azienda di ristorazione che opera con food, con prodotti deperibili, deve puntare all'utilizzo di totale di tutte le scorte, e quindi con una buona gestione può evitare sprechi, quindi avere un impatto ecologico pari a zero a fine anno. Questo è fondamentale oggigiorno, quindi l'inventario ci aiuta anche in questo, e oggigiorno è una cosa molto molto importante. Approfitto per salutare gli amici che ci stanno seguendo, Aldo, Giuseppe e Patrizio. E ci salutano. Ok. Allora, quindi massimizzare i profitti, minimizzare i costi di produzione, di stoccaggio, e senza chiaramente influire sui livelli di servizio o di soddisfazione del cliente. Perché spesso cosa succede? Per minimizzare i costi, la tendenza è quella di ridurre la qualità, di ridurre il servizio, di ridurre la quantità. Okay? Una corretta gestione della materia prima, quindi attraverso l'equilibrio che passa attraverso il controllo dell'equilibrio delle merci e l'inventario, attraverso questo quello che succede è che io riesco ad avere realmente un controllo generale dei costi e dei profitti della mia azienda. Okay. Volete aggiungere? No, esaustivo, in quanto a... Poi andiamo nel vivo della spiegazione con la slide successiva, immagino. Immagina. No, sei sicuro? Ok, a cosa serve? Allora, fare un inventario fisico nel magazzino consiste nel verificare che i livelli e le caratteristiche delle scorte coincidano con i dati degli acquisti meno le vendite dell'azienda, no? In un dato momento. Quindi a cosa serve? Proprio a verificare questa differenza, ok? All'interno di questa differenza cosa viene fuori? Solitamente viene fuori un numero, un dato, quello che noi chiamiamo food cost passivo, esatto. che è il valore, in realtà inventariale, il valore di consumo che va da un determinato momento a un altro determinato momento, quindi quanto ho consumato, e questo valore
che solitamente è un valore anche economico, non è solo di peso, di quantità, di rotazione, ma anche economico, proprio un valore monetario, io lo vado a distribuire dove? Sul numero di coperti, sul numero di tavoli, sul numero di scontrini, cioè su un altro dato, in modo che questo dato mi riporta un'incidenza, una percentuale, un numero preciso, una leva, ok? E io so, grazie a questi numeri, queste incidenze, se sto andando bene o devo migliorare o sto andando male. Ok, quindi è vero che si parla di food cost passivo, ma è anche vero che possiamo generare, girare questo numero su anche altri dati. Io, per esempio, quando conduco un'azienda o comunque faccio consulenza, il dato che mi interessa è anche il peso del magazzino, cioè quanti chili girano intorno al mio magazzino, quanto è quel dato economico diviso per quanti chili, ecco, quant'è, quanto mi costa a chilo la rotazione del magazzino, no? È importante. E la stessa cosa nel momento in cui poi ho altri dati, immaginiamo i dati relativi al peso degli scarti. Quanto mi costa il peso degli scarti? Vedete, quando vogliamo andare ancora più nel dettaglio, no? E ancora per capire veramente la nostra azienda come si sta muovendo. E quindi poi inizio a ragionare, come faccio a ridurre il costo a chilo di scarto? Dice, ma un macro costo, come fai? Come faccio a ridurlo? Inizia a ragionare, inizia a fare paragoni, ma magari devo comprare prodotti di quarta gamma se quel prodotto mi costa un po' di più o mi costa un po' di meno, prodotti già puliti, quanto mi costerà? Insomma, una serie di valutazione che poi nel momento in cui sei all'interno del processo di valutazione di questi dati che ti arrivano, e poi la scelta manageriale è lì, cioè lì devi solo decidere. La strategia, insomma, la giusta strategia per raggiungere i tuoi obiettivi. Ok, perché rotazione per chilo, per quantità, per volume, immaginiamo i volumi in movimento che creano costo. Certo. Anche in base alla struttura della tua cucina, proprio come personale, per chi riesce a dare un equilibrio per come sono strutturati e che cosa riescono a fare. Anche quello è importante. Immaginiamo, possiamo calcolare anche l'uomo scarico, nel senso, ore uomo per scarico. Esatto. Ecco, l'abbiamo mai fatto? Possiamo farlo. Quanto ci costa? Nella macro condizione e nella macro gestione, quanto mi costa un uomo, una persona, un addetto per scaricare quegli alimenti e metterli a posto? Lo inserisci nel tuo sistema di produzione, quindi questo, nel momento in cui inizia e finisce di fare una cosa, esattamente hai la tempistica e il costo. Quindi se trovassi un sistema per ridurre quel costo, perché il prodotto quando mi arriva in un certo modo, non lo devo far ruotare da magazzino, ma magari lo faccio arrivare direttamente in produzione, quindi non deve fare il giro di scarico magazzino, poi riprendi il prodotto, riconsegnalo, cioè tutta la movimentazione. Questo sono chiaramente sistemi di ottimizzazione in base chiaramente all'azienda. Un ristorante da 30 posti, ma il problema non se lo pone, è evidente. Iniziamo già questa ultima catena che è entrata in Food Cost in Cloud, che ha 5 punti vendita, un discorso che abbiamo fatto è su questo. E ti dà anche il parametro per la scelta del fornitore, ad esempio sulle verdure, su tutto quello che è spesso lo scarto o comunque quello che tu non utilizzi è più alto rispetto a quello che magari un altro fornitore, che è molto più preciso nel consegnarti la roba, nel mettere, che magari ti costa di meno, è importante andarlo a valutare questo. Sì, cioè, bisogna fare una certa classificazione dei prodotti, ti aiuta tantissimo in termini di...
in termini di risparmio, sia per quanto riguarda il personale che per quanto riguarda, diciamo, il conteggio, insomma, che dovrebbe fare il personale, l'emissione degli ordini e il ricevimento degli articoli, insomma, è alla base di tutto, insomma, ci aiuta solamente se fatto bene, se fatto giusto per fare, insomma, non ha nessun valore avere solamente il conteggio economico della merce. Insomma, è un misuratore, fa parte del cruscotto di controllo. Esatto. Sì, sono assolutamente d'accordo. Vediamo un po', stanno arrivando altre persone. Ok. Bene, bene. Quali sono gli obiettivi legati alla gestione dell'inventario, all'attuazione dell'inventario? E, individuare le merci scadute o comunque in deterioramento è uno degli obiettivi che ci si pone, diciamo un obiettivo base, lo possiamo anche definire, no? Cioè andiamo a controllare, quindi l'inventario ci serve anche per riorganizzare le date di scadenza, la shelf life dei prodotti, perché quando parliamo di inventario non parliamo solo di prodotto dry, quindi prodotto fresco, scatolato, ma parliamo anche di prodotti che sono entrati in produzione, che magari sono stoccati in surgelatore, in congelatore, sono sottovuoto, abbattuti, avrò le salse, avrò i ravioli, avrò i cannelloni, le lasagne, cioè avrò una serie di cose prodotte lì stoccate che se utilizzano il sistema che io, diciamo, supporto, che è il scorta sotto scorta e partita, quindi l'SSP, e allora tu avrai anche 100 lasagne e porzioni, no? Lì che devi inventariare, perché sennò magari le vendi e poi probabilmente ne perdi il controllo. E controllo degli stock obsoleti, quindi della shelf life del prodotto, no? O stoccati inutilmente, nel senso prodotti che non vendiamo, che ormai siamo fuori stagione, cioè in qualche modo lo dobbiamo andare a consumare, a togliere, e togliamo volume inutile e peso inutile all'interno del sistema. Poi evitare incongruenze tra venduto e consumato. Ecco, perché fare l'inventario? Perché una delle prime cose è proprio questo, cioè andare a individuare l'incongruenza tra quello che ho venduto e quello che poi realmente ho consumato. Facevamo l'esempio prima del food cost passivo, no? Antonio. Sì, sì. Il matching avevo postato su Facebook sulla pagina di Food Cost Avanzato un po' di tempo fa, un post su un'esperienza, la mia esperienza a Londra da 24enne. Insomma, andai là come un po' tutti gli italiani per imparare la lingua, catapultato nel mondo della ristorazione con un minimo di esperienza, insomma, era già un cameriere già da tempo, quindi mi misero a fare l'inventario, insomma, una cosa che nei locali dove lavoravo, insomma, di provenienza, non una cosa nuovissima per me, non era stata mai fatta. E a distanza di tanti anni, quindi si parla del 98, cioè avevo pure i capelli, e a distanza di tanti anni poi ancora oggi ci andiamo ad imbattere, nonostante la nostra, cioè sì, il mondo sia cambiato, tante volte ti vai a vedere il sistema non è stato adottato, quando insomma nel mondo anglosassone, dove il restaurant business è una realtà che dà, insomma, che funziona con fatturati da miliardi. E, insomma, è una cosa che veniva fatta tanti anni fa, oggigiorno non la riscontriamo ancora nel nostro sistema, quindi diciamo che ancora, cioè, questo ricordo mi ha fatto catapultare nel mondo del management della ristorazione, insomma, tanta l'importanza della cosa. La questione tu sai bene qual è, la sappiamo tutti, non possiamo dirla e non dirla. La questione è che purtroppo in Italia si è gestito sempre in un certo modo per diversi motivi, tra cui i motivi fiscali, no? È evidente. Quindi non fare delle cose nasconde delle cose.
il futuro non può essere più così, non va manco più bene fare quel modello, perché veramente non ne esci proprio più. Oggi conviene avere una linea, avere un controllo e margini meglio di prima, perché poi le strategie per poter arrivare a chiudere un anno con degli attivi seri, con dei buoni attivi, le strategie ci sono, non è che non ci sono. Prima non c'erano le conoscenze, e un po' il ristoratore ragionava su un modello molto individuale, molto familiare. Quindi sì. L'inventario di cosa, se io ho comprato senza scontrino, senza fatture, senza niente, sto vendendo senza scontrino, senza fatture, senza il resto. Ok? Quindi va la consistenza. Era. Quindi questo era il passato. Oggi, se si continua così, purtroppo già grossa parte, diciamo, di quei piccoli che ragionavano così sono stati sbalzati fuori dal mercato. Purtroppo, mi dispiace molto. Causa Covid, ma perché non avevano una struttura alle spalle solida? Ma perché non era solida? Perché non facevano un'azienda in modo serio. Ecco. Fare azienda in modo serio significa che all'interno dei propri processi manageriali bisogna mettere anche degli strumenti come inventariare la merce, inventariare una serie di cose. Forza. Okay. Se vai all'estero lo fai, qui no. Ecco, dicevamo, ma chi lo fa? Alessia diceva, ok, ma chi lo deve fare? E chi lo deve fare? Cioè, lo chiedi qui, lo metti all'interno delle policy, lo metti all'interno dei compiti, una persona, delle mansioni di un addetto, e poi se lo dimentica. Nel senso, lo fai, al mese successivo ti guarda strano, ti guarda male, perché dice che non è compito suo, ce l'ha il contratto, nel senso, contratto collettivo, cioè anche quello non è compito mio. E chi lo deve fare? È vero che oggi automatizziamo il 90% delle cose, quindi l'inventario veramente automatizzato, cioè ma che devi fare? Devi veramente controllare. Fare ricerca. No, ma poi se lo fai ogni settimana a un certo punto troverai metodi, saprai esattamente dove sono le cose, le sistemerai in modo ordinato, in modo da poter contare subito, fare in fretta. Cioè, quando una cosa diventa periodica, diventa anche più veloce, più facile, ti fa perdere tempo su tante cose. Quindi questa cosa qua la vedo un po', cioè, una cosa, una cavolata, nel senso, lo faccio tutte le settimane, poi diventa automatico come, non lo so, asciugare i bicchieri o mettere a posto quando ti arriva la roba al magazzino, quando ti arriva la roba comunque sempre la devi sistemare, e quindi quando sistemi magari fai il magazzino, quando ti arrivano gli ordini, quando ti arriva la merce fisicamente hai già, non so, hai già la fotografia di quello che hai, soprattutto se poi magari la vai pure te la controlli su un software o hai dei dati alla mano, su dei fogli, poi ti diventa tutto più semplice, quindi non la vedo una cosa così astrusa, sì. Non è che vai a fare un calcolo del bilancio di... No, ma tanto il calcolo non lo deve fare, l'ha detto che ti pesa quello che è rimasto, comunque individua quello che è rimasto, cioè il calcolo non lo fa lui, cioè... Però diciamo c'è ancora questa tendenza ad eludere alcune questioni aziendali per motivi differenti, quindi è chiaro, chi non lo fa, chi non elude, diciamo in questo modo, deve necessariamente fare alcuni processi, tra cui quello inventariale, gestione di magazzino e tutt'altro. Infatti, no, sembra una punizione in un certo senso per qualcuno. Secondo me è proprio un sistema giusto, no? Una metodologia che poi entra a far parte del motore del ristorante, quindi è un qualche cosa che come il controllo del motore della macchina, come tante cose che magari le fai periodicamente e eviti i casini. A volte per abituarci a un downloading, cioè delle operazioni di routine quotidiane o diciamo che vengono costantemente, una volta al mese, una volta a settimana, e rompere un po' gli schemi e uscire fuori un po' la storia delle scimmie, no? Delle tre scimmie, delle cinque scimmie,
non so se la conoscete, immagino di sì, insomma, è un'omologazione, si è fatto sempre così, perché dovremmo fare in maniera diversa? Se io so che faccio 500 clienti, comunque faccio utile, non è importante per me andare a sapere, non c'ho capitale immobilizzato, prendo 4 sacchi di farina a settimana, quelli sono, faccio le pizze e finisce là. Insomma, è un po' la nostra mentalità. La questione è che finché ti restano soldini in tasca, tu non ti pesa, Quando non si è lavora col conto ok. corrente, esatto, non col conto economico. Il fatto è che quando poi quei soldini iniziano a scarseggiare, è lì devi trovare la soluzione. Ma la soluzione ce l'avevi sotto mano e non l'hai adottata, perché la soluzione è fare le cose fatte bene, in un certo modo. E proprio per aggiungere una cosa ad Alessia, che diceva che poi è facile farlo, perché lo fai una volta, io voglio aggiungere che non solo è facile, ma ti aiuta a fare altro. Perché nel momento in cui tu fai un inventario, poi hai sotto controllo gli acquisti che devi fare, le quantità, cioè hai sotto controllo una serie di cose che se no devi andare a rivedere tutti i santi giorni, che invece ti fai l'inventario e vedi che si apre il mondo davanti, no? Ci Esatto. sono un po' di domande che stanno arrivando, c'è qualche domandina un po'. C'era quella Allora, interessante che hai pubblicato sull'esatto, questa. in una grossa catena alberghiera, cioè è possibile? Dal mio punto di vista, io ti posso rispondere, non si vede il nome perché noi facciamo questa diretta su più canali, quindi in questo caso non so perché non si vede il nome, cioè è un must, cioè una catena alberghiera, questo è un must, è fondamentale, è un devo, lo devo assolutamente fare, proprio per avere il controllo di questa catena, il controllo dell'incidenza variabile delle materie prime, l'inventario Sì, ma camminato di io magazzino. porto la mia testimonianza reale quando lavoravo all'Economato nei villaggi all'RSA, era responsabile come assistente responsabile stock e provision money, nei villaggi turistici del Club Mediterraneo, che comunque lavora con una formula all inclusive negli anni 90, alla fine degli anni 90 io lo facevamo già l'inventario, insomma, è una grandissima azienda, facevamo 2000 ospiti a settimana, quindi immaginate gli acquisti che c'erano e la rotazione del magazzino per fare 2000 persone all inclusive, insomma, Giuseppe fondamentale. Gattino invece ci dice, non è una domanda, è un'affermazione, che chi gestisce aziende pur non essendo manager ha timore di affidarsi e delegare ai competenti, cioè alle risorse umane. E questo probabilmente è una forma mentis molto italiana, il fatto di non delegare. Per quale motivo non devo addestrare una persona e delegare quella persona? Anche perché la delega del controllo è bella che è fatta, se io lo utilizzo, ma dopo lo vediamo, Giuseppe, se utilizziamo uno strumento, che può essere come quello nostro, ma un altro strumento va bene uguale, usa pure Excel, va bene, te lo consento. Se uso uno strumento, quindi qual è diciamo, il non fidarsi, qual è il timore? Se io ho uno strumento e se entro in routine, so quello che avevo la settimana prima, quindi la differenza con la settimana dopo, una volta che me la segni è facile capire se c'è un problema o non hai segnato bene le cose. La questione è: non mi fido se lo fai una tantum, ma se lo fai periodicamente e c'è una routine, ecco che hai tutto sotto controllo. Quindi si addestra quella persona, gli strumenti si danno delle deleghe dove tu entri e fai dei passaggi molto semplici, molto precisi, ecco che lì arriva il dato reale che devi avere. Quindi cerchiamo di dare un po' più fiducia ai nostri collaboratori, ma per dare più fiducia dobbiamo addestrarli, cioè dobbiamo fargli formazione, dobbiamo dargli motivazione, e senza la fiducia è normale che se glielo chiediamo una volta ogni tanto, è più che normale che il risultato di ritorno, il feedback non è positivo, è evidente. Quindi mettiamo all'interno del sistema azienda tutti gli attori, quindi tutti Collaboratore, sì. delle risorse umane. L'altra volta, una delle ultime volte, parlavamo anche di questo, è proprio un ristoratore disse: ma io non voglio far vedere le mie cose agli altri, perché comunicare come sta andando la mia azienda?
Perché non farlo? Cioè, qual è il, perché non devi comunicare? Se le grosse aziende fanno le riunioni con tutto il personale per indicare gli andamenti e quindi per motivare le persone, perché nel ristorante non deve essere così? Perché c'è sempre quella mentalità di mantenere, trattenere il nascosto, ma in reale è così, non è che io sto andando controcorrente e sto dicendo delle cose che non sono, è così, purtroppo. Quindi devi mantenere il nascosto, devi sempre far finta che stai spendendo più del normale, insomma c'è una come fai a generare un senso di appartenenza nel collaboratore se non lo rendi partecipe del funzionamento, dell'andamento, di come sta andando il tutto, anche se vuoi porre degli obiettivi, insomma per meritocratici o di incentivi di vendita che sia, cioè tu mi devi spiegare che cosa stiamo producendo per fare quell'upselling in più, insomma ho bisogno del numero se voglio raggiungere l'obiettivo. Difatti molte aziende non coinvolgono il personale perché non intendono creare l'appartenenza, creare motivazione e tutt'altro. E i motivi sono legati. Si dice siamo tutti nella stessa barca, sulla stessa barca. Beh, se c'è qualcosa che non va, lo vedono direttamente dai clienti che entrano, dal magazzino che sta lì, statico, che non ha, cioè dagli investimenti normali sugli acquisti. Quindi cioè, uno se ha un po' di occhio clinico le vede certe cose, non è che c'è bisogno di andare a vedere i conti economici. Certo. Oh, vediamo anche un altro campo che è un po' la mancanza della leadership, poi alla fine questa è un'altra, non c'è abitudine aziendale ad adottare leadership in qualche maniera. Ritorniamo all'inventario, sì. Ma poi facciamo una rubrica direttamente, una puntata direttamente sulla leadership. Ok, quindi l'altro obiettivo è non perdere quindi la merce per incuria, no? Lì c'è scritto incuranza, però per incuria, per non curanza, o comunque furti, cattivo utilizzo, eccetera. Permettimi, Lorena e Vincenzo, questa è sempre una cosa legata al senso di appartenenza e alla formazione, perché i comportamenti fraudolenti si sviluppano solamente in un ambiente dove non c'è questa cosa, insomma il furtarello avviene dalla persona che è meno legata all'azienda sempre, e il cattivo utilizzo delle merci alla stessa stregua, se non sei formato abbastanza, insomma utilizzi in maniera impropria un elemento, un prodotto che magari serve per produrre un'altra cosa. Se hai due tipi di farina e non riesci a capire quale devo utilizzare per fare le frittelle, insomma c'è uno spreco, magari usi una manitoba per fare un prodotto che non è la pizza, insomma non è la stessa cosa. Ti faccio un esempio che questo, chi ci sta ascoltando probabilmente, spero vadano a controllare. Un ristorante, un'attività che lavorava molto 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 bene, tantissimo, e aveva un consumo enorme su un prodotto stupido che costa poco all'origine, ma aveva un fatturato di consumo quel prodotto, che è le melanzane. Una cosa semplice, guarda, una cosa semplice, le melanzane. Non si riusciva a capire il motivo perché si consumassero tante di queste melanzane. Andiamo in cucina a controllare la persona che era addetta alle melanzane, e in pratica la melanzana, come vedete, ha il torsolo che ha le punte sì, che arrivano a volte fino a un certo punto della melanzana, fino a un pezzo di melanzana, così, no? alla fine delle punte, cioè portava via un terzo di melanzana. Cioè, non è che spostava quelle puntine e poi tagliava vicino al torso. Cioè, tagliava via un pezzo di melanzana così. Togli 20 grammi, 50 grammi ogni melanzana. No, non erano 50 grammi, era un quarto punto delle melanzane. Quindi a fine anno avevi un quarto di melanzane comprate in più. Sì, però mi spiego allora la domanda. Dov'era il responsabile? Come quando siete andati ad indagare voi per capire dove andava a finire tutta quella materia prima,
Allora, non entriamo in dove è responsabile perché stiamo parlando dell'inventario. Chi ha formato? Ah sì, ok, va bene. Stiamo parlando dell'inventario, Antonio. Quindi, ecco a cosa ti serve. Perché se tu hai le ricette e sai quanti grammi di melanzane vanno, perché poi è il tuo responsabile, no? È quel responsabile che stai individuando tu, che io già so dove vuoi andare. Ci andiamo la volta successiva, se no da qua non usciamo stasera. Quindi, il tuo responsabile che ha creato la grammatura in lorda di quelle ricette, che però non rispetta, non fa rispettare, addirittura c'è un consumo inappropriato, un uso inappropriato di un alimento semplice come le melanzane. Certo, figurati se era un Ok. filetto di carne. Infatti, immagino le altre cose. Ok. Infatti, come ce ne siamo accorti? È facile. Da, lo vediamo, dopo lo faccio vedere se abbiamo tempo, con diciamo, l'ipotetico consumato e il reale consumato, con l'inventario. Se io ho ricetta, ho messo un'ipotesi e la realtà è totalmente scostante da quell'ipotesi, io vado a vedere che è successo. Per questo Ecco. è importante farlo nel breve periodo, perché nel lungo periodo è già troppo tardi. Chi se le ha mangiate queste melanzane? Penso, no, sono Come state fai a macinate. condurlo? Invece da settimana a settimana comunque riesci a correggerla sta persona. Cioè, Certo. magari la sgrida una volta, è finita lì, invece a fine anno viene pure da licenziarla perché c'è una rabbia fuori dal normale. Sì. È stata corretta, chiaramente. È stata addestrata, perché poi qua il comito non ha saputo, non l'hanno addestrato, non è stato formato, eccetera. È evidente che l'ha visto fare così, quello continua a farlo così. Cioè, non è che non è manco colpa sua. Se glielo insegni e lo continua a fare, allora è dolo. E questa è un'altra storia. Ok. E l'individuazione del food cost passivo, ne abbiamo parlato prima, quindi vado avanti qui, ok? C'è una domanda interessante, Vincenzo, sulla l'ultima arrivata, cioè abbastanza lunga. Riguardo al sistema intuitivo e alla possibilità della piattaforma di essere messo in condivisione fra i vari reparti. Insomma, trovo che l'intervento sia opportuno in merito proprio al nostro sistema per quanto riguarda la possibilità di lettura da più persone. Sì, allora io non so, sembra preparata questa, però non lo è. In realtà adesso che andiamo a vedere il nostro sistema, molto probabilmente soddisfa, io non vedo neanche il nome di questa No, persona. non c'è nome. Non c'è perché arriva da un canale che è registrato, ma in realtà non sì, sì, siamo d'accordo. Siamo d'accordo con te. Facci sapere il nome per piacere. Siamo d'accordo con te. E difatti la struttura di Food Hosting Cloud è fatta così: nel senso che possiamo delegare, possiamo avere più magazzini, più punti vendita all'interno dello stesso punto vendita, insomma, una serie di altre cose. Quindi i principali tipi di intervento sono l'inventario, sono l'inventario annuale, ne parlavamo prima, quello è di chiusura, e quindi all'interno di quell'inventario non si mette solo il magazzino delle merci, ok? In un'azienda, per chi fa azienda, per chi ha studiato anche management aziendale, sa che nell'inventario di fine anno ci si mette dentro non solo il magazzino, ma anche si inventaria anche la parte economica, okay? Gli asset dell'azienda, non solo, quindi la cassa è l'inventario, no? Quando si dice a fine, a volte la cassa si utilizza per equilibrare delle cose che non vanno nel conto economico, e quindi insomma, si usa la cassa, è un inventario pure quello. Noi oggi stiamo parlando chiaramente di inventario del magazzino merci. Lo chef Pino Farina, un piacere chef, e spero di rispondere a breve a quanto ha scritto. E quindi poi abbiamo l'inventario a rotazione, che è quello periodico, che è mensile e trimestrale, e qui ci possiamo andare ad inserire anche l'inventario delle materie prime. Mensile possiamo lasciare i grossi volumi, tipo le cantine, tipo
i grossi stoccaggi, no? Ne parlavamo prima di andare in diretta, che abbiamo salvato per i capelli un'azienda che era abituata, questa persona era abituata a comprare migliaia e migliaia e migliaia di euro di prosciutti solo per il semplice motivo che risparmiava pochi centesimi a chilo sul prosciutto. Diceva, ah, ma io lo fa, però poi pagava di più di interesse in banca per pigliare questi soldi e pagare i prosciutti. Quindi era una cosa, era un cane che si mordeva la coda. Quindi per noi l'inventario all'interno di un'azienda è il controllo costante delle merci che vengono vendute in aggiornamento reale, cioè io vendo e scarico oppure produco e scarico immediatamente, ok? Chiaramente poi riapro un nuovo magazzino e quindi per un nuovo inventario di merce e prodotti già confezionati o comunque già prodotti. Spero che sia chiaro, se avete domande fatele anche in diretta. Noi suggeriamo di avere per avere un controllo efficace, di inventariare a cadenza costante la materia prima, non a livello mensile, ma insomma, se fosse possibile settimanale, ti darebbe un quadro completo e sempre aggiornato di quello che è la tua rotazione del magazzino, dell'utilizzo dei prodotti, e lavorare sempre con prodotti freschi che non sono soggetti a scadenza, perché a volte ci troviamo ad aver immagazzinato dei prodotti che invecchiano e dobbiamo utilizzare poi per consumarli, dobbiamo utilizzarli per magari per fare gli assaggi gratuiti oppure per spingere dei piatti speciali che non si era previsto di produrli, ma bisogna consumare quel prodotto, ok, in termini reali. Ok, allora sì, esatto, non so se mi vedete. Ci sei? Sì, solo che non so cosa è successo, quindi io non riesco. Mostra tutte le finestre, eccole qua. Quindi questa va bene. Ok, io adesso voglio far vedere il sistema. Ok. Arrivo. Ok, cosa è successo qui? Perdonatemi, eccomi qua. Allora, quindi siamo in Food Costing Cloud, entriamo da un browser normale. Ok, perfetto. E andiamo nell'area proprio inventariale, questo cambierà anche termine a breve, chiameremo gestione di magazzino. All'interno abbiamo l'inventario, ecco, e abbiamo in questo momento due modelli di inventario, giacenze da magazzino e giacenze di produzione. È già in test, siamo già in test e a breve usciremo con una nuova release dove avremo sotto sia il magazzino del non food, quindi le giacenze del non food, dove avremo tutta la parte dei sanitari, del packaging. In questo periodo il packaging è, va per la maggiore, più packaging che è la materia prima, e in più avremo l'area che è la cantina mini, okay, che è già in gestione. Attualmente tutto questo comunque è gestito già a livello di magazzino, quindi come funziona? Clicchiamo su nostra giacenza, chiaramente definiamo una data specifica e il sistema ci va a riportare quelle che sono le giacenze di produzione. Possiamo andare a individuare le giacenze in base al fornitore, l'ultimo fornitore, mettiamo Mar per esempio, e non voglio fare pubblicità a Mar, ricordo, e per categoria posso andare a definire, quindi o per fornitore aggiungo anche la categoria, quindi posso dire
la categoria carni, infatti la Mar non l'abbiamo presi, per esempio, scaffale, ok, e descrizione. Posso andare ad individuare in base anche alla quantità del venduto, dell'acquistato, la quantità del venduto, la quantità del prelevato, che il sistema mi va a definire, quanto ho prodotto, le giacenze che attualmente il sistema mi fa, mi riporta, in base chiaramente allo scarico, alla vendita, alla produzione, l'unità di misura, come sto comprando o come ho comprato questo, perché mi dà l'opportunità di andare a equilibrare, quindi a fare l'aggiustamento dell'inventario, che viene definito inventory adjustment, e quindi avere qui il dato, se io compro a grammi, compro a chilo, compro a pezzi, compro a litro, è importante perché è il numero che poi andrò a mettere nell'aggiustamento. Il vino, per esempio, lo compro a pezzi, mentre le carni o a pezzi, perché dipende dal prodotto. Per esempio, in questo caso è una pistola di Cinisara, quindi è un quarto di bue, è un pezzo intero che poi il sistema automaticamente trasforma in chili nel momento in cui viene generato, oppure in chilo, ok? Quindi pezzo, chilogrammo. In questo caso, ecco, gli stinchi, la spalla, tutto il resto lo stiamo acquistando a chilo, e il sistema ci dice anche quanti chili ho in giacenza. Ok? Quindi quanti chili ho giacenza? Quindi l'inventario, se io creo tutto un sistema dove ho delle ricette, ho delle vendite, o comunque se non ho ricette di confezionamento, ho ricette di produzione. Pensiamo alla salsa alla bolognese, no? Ok, che produco 50 litri, 50 chili a settimana, perché mi serve per una serie di produzioni, per una serie di piatti, quindi necessariamente ho, che ne so, una polpa di manzo, di vitello, di maiale, mista, per fare questo lavoro, e quindi necessariamente io devo andare a individuare, a intercettare quanto prodotto mi resta, perché nel momento in cui vado a produrre, se lo faccio con questo sistema, il sistema scarica automaticamente la quantità di produzione, perché c'è una ricetta a monte, quindi mi scarica il prodotto e mi dice poi dopo quanto me ne rimane di crudo, ok? Quindi in giacenza di crudo. Stessa cosa il sistema, una volta che ho individuato, vado a controllare e posso pure aggiustare, perché se ho sbagliato e dico ok, no, non è 3 kg, sono 5, ok? Vado a vedere intanto perché mi dice 3, o perché io dico 5, o perché boh, ok? Quindi vado ad aggiustare, salvo, e c'è un tracciamento. Stessa cosa posso fare con la produzione. Quindi nel momento in cui ho scaricato quel alimento crudo, e questo alimento crudo è diventato un prodotto confezionato o comunque un semilavorato, il sistema mi traccia il semilavorato, come in questo caso, non so, il brasato al barolo, le vongole pastorizzate, eccetera, mi traccia la quantità che ho prodotto, mi dice anche quanto ne ho prelevato e quindi mi dice anche la giacenza. Quindi non solo mi scarica il magazzino dry, quindi fresco, conservato, secchi, eccetera, ma in più me lo scarica, e se io con quel prodotto ho generato un altro prodotto, mi traccia la produzione che ho generato. E quindi non lascia il prodotto a sé, ma mi dice che da 100 kg di carne, per esempio, ne ho preso 50 e ho fatto la salsa alla bolognese. Ok. E quindi io devo avere ancora 50 kg, o quello che sarà chiaramente con il calo peso e tutto il resto, di salsa alla bolognese. Quindi vedi che traccio comunque tutto. Ma anche a livello valoriale, il sistema poi mi andrà a dire quanto, in base alle statistiche, mi andrà a dire, a livello di giacenza, quanto vale in quel momento il mio inventario. Quindi se vado non in menu analysis, ma nel inventario, ok, magazzino, quindi mi andrà a dire quant'è il valore dei vari magazzini che ho aperto, okay, quindi degli articoli che ho generato, dei prodotti food, eccetera, eccetera, e mi dirà anche il valore
che ho, quindi quanto ho immobilizzato in questo momento all'interno della mia azienda. Quindi è abbastanza, è molto, diciamo, utile per l'affiancamento del sistema manageriale, ok? Non solo, poi grazie a questo chiaramente a livello di prodotti si può tracciare e ti può indicare se un prodotto che ha acquistato è costato prima di più o di meno, ti fa la differenza fra i vari costi dei vari ordini che hai fatto nel periodo. Io non so se avete, Antonio o Alessia, avete dei casi studio, delle storie che volete portare dei vostri utenti, gli utenti che state curando con Futuro Hosting Cloud nel modello di gestione del magazzino, se avete qualche aneddoto. Oltre quello che hai già riportato tu, mi è capitato di andare in un magazzino e di trovare insomma un capitale immobilizzato di un valore veramente elevato, e c'erano addirittura problemi per pagare la bolletta e la corrente, e, insomma, facendo capire un po' perché c'era una mentalità, come dicevi tu, di prendere il prodotto con lo sconto in quantità eccessive. Quindi lavorato su questa cosa, insomma, il magazzino è stato snellito, vengono toccati di più i prodotti che vanno di più, ovviamente quelli che ruotano di meno ci siamo resi conto di quello che può non essere acquistato o acquistato periodicamente, e quindi si è snellito un po' tutto il processo di acquisto e c'è più cash flow a disposizione. Io mi trovo spesso a lavorare con realtà, con businessmen, diciamo, con proprietari che hanno più aziende sotto partite IVA diverse. Cosa succede? Che spesso quando inizi ad ampliarti perdi un po' di vista le varie particolarità delle tue aziende, quindi fai fatica a dare... ad avere sotto mano proprio i dati, cioè o ti devi recare direttamente là e capire o farti mandare le cose, però spesso hai difficoltà ad averlo proprio sotto controllo quando ne hai bisogno, magari mentre sei col commercialista oppure quando stai facendo dei conti. E con questo sistema di fare l'inventario settimanalmente ha la possibilità appunto di avere con un piano business ad avere sotto controllo tutte le sue aziende, e quindi per ogni location c'è il proprio magazzino, quindi per ogni partita IVA ha il suo magazzino. Sì. Aggiungo una cosa, Alessia, anche se non sono diverse partite IVA, è possibile farlo. No, infatti se un locale magari con la stessa partita IVA divisi su tre location diverse, ha la possibilità di andare a vedere direttamente quello che è la situazione nel momento reale. Certo. Quindi, e lo facciamo da qui, cioè lo gestisci in pratica da quest'area. Ecco, noi abbiamo tre nostre aziende sotto, e quindi puoi mettere quante aziende vuoi. E a parte questo, quello che succede è che puoi spostare, grazie al nostro sistema di magazzino, i prodotti da un'azienda all'altra, e il sistema internamente ti scarica la parte di un magazzino e te le porta in un altro. Ok? Sì, questo è importante, ma perché immagino che tante persone spesso non si trovano direttamente in azienda, quindi hanno la necessità, e spesso magari in momenti, che ne so, la notte, perché ci sono tante persone che si controllano queste cose di notte, quindi non è la possibilità di chiamare e dire mandami l'inventario, ma ce l'hai già direttamente e lo fanno fare agli addetti che stanno in loco, quindi lo fa la manager del ristorante, come può essere lo chef o un addetto della cucina che si occupa di caricare l'inventario. Bisogna aggiungere una cosa, Alessia, e questo adesso lo faccio io. Grazie al fatto di fare almeno una volta l'inventario, di farlo bene, quello che succede è che grazie a questo strumento tu hai uno strumento di
gestione delle sottoscorte, che significa che una volta che noi tanto con i nostri tutor è fattibile, lo facciamo velocemente, si impostano una quantità di prodotti specifici minima e massima all'interno, che devono ruotare all'interno del nostro magazzino. Mi chiamo Mar. Che succede? Che quando questa quantità minima tocca, diciamo, il sottoscorta, il sistema ci allerta dell'acquisto. Entro all'interno del sistema, clicco quello che voglio ricomprare, ok, e genero un preordine. Quindi questo lo facciamo in delega, ok? Questo basta dare una delega a un operatore che può utilizzare anche solo e semplicemente il proprio cellulare per farlo, questo se lo fa lo chef o un altro. Quello che succede è che individuo immediatamente quali sono i prodotti che devo comprare, metto l'ordine in sospeso, il management il giorno dopo, la sera, il pomeriggio, va a controllare, se vuole invia al, se modifica, può modificare chiaramente, e invia al fornitore. Grazie per il supporto psicolinguistico. È che non c'ho acqua, ho dimenticato l'acqua, quindi mi si sta. Al fornitore l'ordine. Ma poi c'è una figata, cioè, mi consentite di dire figata, si può dire, no? Che quando arriva l'ordine, quello che fa il sistema è, perché questo resta dentro, genero. Non devo aspettare la fattura in XML che mi arriva dal fornitore, mi arriva la sera, il giorno dopo, a fine mese se uso il DDT, quindi anche se adesso ci sono le fatture differite, quindi io genero la fattura del fornitore con un numero temporaneo interno, e quello che succede è già mi carica il magazzino in automatico. Ecco, il sistema mi ha già caricato il mio magazzino con le quantità dei prodotti che io ho comprato. Non ci dobbiamo neanche preoccupare di andare a modificare nulla, per il semplice motivo che quando arriva la fattura, noi la importiamo e questa fattura va a equilibrare tutte quelle differenze che ci sono tra fattura e ordine, tra cui il numero, chiaramente, le quantità e il prezzo di acquisto, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, quindi con un click faccio una volta una cosa e poi lo riporto in automatico, quindi la faccio bene una volta sola e poi me lo riporto in automatico bene per tutto il resto dell'esercizio commerciale. Ecco, questo è quanto questo strumento meraviglioso sta apportando alle aziende italiane, aziende di ristorazione, sta chiaramente migliorando la vita degli operatori, dei manager, dei ristoratori, eccetera, eccetera. Ok? Quindi io penso che siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo sforato già addirittura, eh? Abbiamo già sforato, ok. Allora, ci mancava una cosa, ci mancava la chiusura, io solo che ho richiuso, allora, ci mancava, arrivo, eh? Allora, mostra tutte le finestre. Ci mancava, cos'era? Il proverbio finale. Solo dove l'ho messo? Allora, la chiusura, eccolo qua. No, non è questo. Io non me lo ricordo. No, eccolo, lo facciamo vedere. Dobbiamo farlo vedere. Eccolo qua. Ok. Il proverbio finale. Ecco qui. Riproduci. Bene, adesso lo facciamo vedere, che c'ho sto mouse oggi. Ecco qua. Una mancanza di precisione è pericolosa quando il margine di errore è piccolo. Chi vuole commentare? Vai tu, quanto? Il filosofo del gruppo, sei tu. Il finale si fa col botto, insomma, va bene, ci provo, insomma, la frase sarà scelta da Vincenzo, però cosa vuole significare? Che più sia in termini di tecnici proprio di magazzino e di inventario, insomma, uno spreco quotidiano, mi riallaccio a quello che ho detto prima, uno spreco quotidiano di 10 grammi, 100 grammi, a fine anno a che cosa porta? Ce lo siamo mai chiesti?
Quindi la precisione e il controllo sono un elemento fondamentale della gestione del ristorante o del nostro business di ristorazione. Può essere anche un fast food o una caffetteria, un locale che si occupa solo di brunch. Non parliamo di ristorante vero e proprio nel senso canonico del termine. Quindi precisione, controllo, base per avere un risultato positivo e un profitto, insomma, perché quello è il fine ultimo, no? Che vogliamo darci. C'è un vecchio adagio che dice che i rivoli formano i fiumi. Quindi un rivolino al giorno ci troviamo insomma, il Rio della Plata a fine anno. Arriva a essere un po' navigabile, sì. Allora, facciamo un po' anche gli auguri di Natale, perché poi Volevo dopo fare la stessa cosa. Natale, vero? Purtroppo quest'anno è veramente molto poco sentito, almeno per quanto riguarda il nostro settore, ma un po' Ma per tutti. forse quest'anno è il Natale più sentito in assoluto, perché immagino che tutti i ristoratori hanno la possibilità di passarlo con la famiglia, penso che saranno anni che non Quindi passano Natale in famiglia. Tanti guarda. che sento io, albergatori, mi dicono: ma forse è la prima volta nella mia vita che passo Natale con la mia Diciamo. famiglia e non con Cioè lei. uno lo passa insieme ma al ristorante, no? Nel senso che la famiglia va al ristorante, invece adesso Sì, tutti a però casa, il okay. ristoratore cucina. Anche i figli, voglio dire, sono. Bene, allora facciamo tantissimi auguri a chi ci sta seguendo, o comunque a tutto il gruppo di Food Hosting Cloud, tutti gli iscritti all'interno, che sono tantissimi all'interno dell'ecosistema Food Hosting Cloud. Tanti tanti auguri a tutti quanti. Esatto, dai. Grazie, buon Natale. E Buon ci Natale. vediamo lunedì prossimo, come di consueto, alle 16:30, con un altro tema da trattare che sarà preannunciato in settimana, con il solito invito. Bene. Sperando che Babbo Natale ci porti soluzioni invece che regali. Buone cose a tutti, tanti auguri. Grazie, tanti. Food Hosting Cloud. Tutto il controllo che vuoi in un unico posto.